Vediamo ora le forze conservative. Questo nome deriva dal fatto che conservano, come vedremo, l'energia meccanica, che è la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale. Ma la definizione non è questa, la definizione può essere data in due modi. Il primo modo è questo: le forze conservative sono quelle forze il cui lavoro, attenzione, il cui lavoro non dipende dal percorso che segue l'oggetto, ma soltanto dal punto iniziale e dal punto finale, quindi A e B. Immaginiamo un oggetto che viene spostato da un punto A a un punto B, non è detto che si sposti spontaneamente, ma può essere anche forzato a spostarsi lungo questi tre diversi percorsi dall'azione di una forza esterna. Immaginiamo di considerare ad esempio la forza peso su questo oggetto, si può dimostrare che la forza peso è conservativa, cioè che il lavoro che fa la forza peso durante lo spostamento dell'oggetto da A a B non dipende dal percorso seguito. Se l'oggetto si sposta lungo il percorso 1, 2 o 3, il lavoro che fa la forza peso è sempre lo stesso. Facciamo qui un esempio più semplice: un oggetto, un sasso per esempio, si trova a livello del terreno, posizione A, e viene lanciato fino alla posizione B o anche sollevato con la mano, quindi preso con la mano, sollevato di 2 metri. Vediamo e calcoliamo quanto lavoro fa la forza peso su di lui, la forza di gravità. Immaginiamo che l'oggetto pesi 10 newton, quindi in pratica è una massa di 1 kg per fissare le idee. Lo spostamento avviene verso l'alto, mentre invece la forza di gravità è verso il basso, quindi si tratta di un lavoro resistente, perché infatti spostamento e forza sono allineati ma hanno versi opposti, l'angolo è pi greco. Calcoliamo questo lavoro, forza per spostamento per il coseno dell'angolo. Il coseno di pi greco vale meno 1 e questo meno sta a indicare il lavoro resistente, e poi forza peso e spostamento sono 10 newton per 2 metri, sono quindi meno 20 joule, newton per metro è l'unità di misura joule, che non si pronuncia joule come si dice in Italia, ma si pronuncia joule. Abbiamo calcolato quindi il lavoro che fa la forza peso durante lo spostamento da A a B. Ora facciamo andare il sasso sempre da A a B, cioè a 2 metri d'altezza, facendogli però seguire un percorso differente, cioè prima lo facciamo salire fino a 3 metri e poi lo riportiamo giù a 2 metri. Calcoliamo il lavoro che fa la forza di gravità. Lavoro da A a D è la somma del lavoro da A a C più il lavoro da C a D. Da A a C, calcolandolo come prima, sono meno 30 joule. Da C a D invece è un lavoro motore, perché la forza di gravità spinge in basso, l'oggetto scende, è un lavoro motore di più 10 joule. Quindi meno 30 più 10 fa meno 20 joule. Fa lo stesso risultato che avevamo trovato prima. Quindi anche cambiando percorso, questo percorso è diverso rispetto a quello di prima, però il risultato del lavoro è lo stesso, il lavoro non cambia. È scritto infatti anche qua, il lavoro da A a B, da A a B, B e D sarebbero lo stesso punto, lungo il percorso 1 è uguale al lavoro lungo il percorso 2. Come anche era scritto in questa formula che il lavoro lungo il percorso 1, 2 e 3, nel caso di tre percorsi diversi, è sempre lo stesso. Naturalmente di percorsi diversi ce ne stanno infiniti, quindi non è importante quale percorso si sceglie, l'importante è specificare il punto iniziale e il punto finale, e il lavoro dipenderà soltanto dal punto iniziale e dal punto finale. Questo vale per le forze conservative. Non tutte le forze sono conservative, il peso, la forza elastica e la forza elettrostatica lo sono, per esempio, la forza d'attrito, la forza elettrica non statica e la forza magnetica invece non sono conservative. Attenzione, è un tipico errore degli studenti che a volte dicono che una forza è conservativa se non dipende dal percorso, cioè la forza non dipende dal percorso. Questo è sbagliato, perché non è la forza che non dipende dal percorso, è il suo lavoro. Quindi le forze conservative sono quelle il cui lavoro non dipende dal percorso. C'è poi anche una seconda definizione equivalente alla prima di forze conservative. Sono quelle forze che lungo un percorso chiuso, quindi un ciclo, fanno un lavoro nullo. Quindi il lavoro ciclico, indicato spesso con L0, è nullo. Qui abbiamo un esempio, di nuovo con la forza di gravità, è l'esempio che abbiamo visto prima. In salita la forza di gravità faceva meno 10 joule, più 10 joule in discesa e 0 al ritorno. Se andiamo a sommare questi tre lavori e quindi calcoliamo il lavoro che fa la forza di gravità lungo l'intero ciclo chiuso, quindi tutto il percorso fino a tornare al punto A, otteniamo 0. Meno 10 più 10 più 0 sono 0 joule totali.
Torniamo alla prima definizione, il lavoro non dipende dal percorso, ma soltanto dal punto iniziale e dal punto finale. La situazione è simile a quella di un corriere che ha un certo tariffario per portare un pacco da un posto a un altro. Infatti, quando uno deve spedire un pacco da un posto a un altro, non importa il percorso che fa questo pacco, la tariffa è sempre quella. Anche un corriere che lavori in proprio riceverà sempre lo stesso compenso per andare da un punto a un altro, anche se sceglie percorsi diversi. Per esempio, se io devo portare un pacco dalla città A alla città B, non è importante dove passo, l'importante è semplicemente dove si trova la città iniziale e la città finale, ai fini del tariffario. Tornando alla fisica, questo lavoro dipende soltanto da A e da B, quindi si può dimostrare che per le forze conservative esiste una funzione dello spazio, funzione chiamata energia potenziale, indicata con U o con EP, energia potenziale, funzione dei punti dello spazio, quindi che assume un valore diverso in ogni punto dello spazio. E questa funzione energia potenziale è utilissima perché ci permette di calcolare il lavoro che fa la forza conservativa tra due punti, quando l'oggetto si sposta da un punto a un altro, semplicemente facendo la differenza. Quindi basta calcolare l'energia potenziale nel punto A e poi l'energia potenziale nel punto B, fare la differenza valore all'inizio meno valore alla fine, UA meno UB, e questa differenza ci dà direttamente il lavoro, senza dover applicare la definizione, quindi senza dover applicare forza per spostamento, che spesso è complicata. In questo modo è molto più semplice, basta conoscere il valore dell'energia potenziale in tutti i punti dello spazio, un po' come immaginiamo questo tariffario di un corriere per portare un pacco da Tolentino a Milano sono 200 euro, da Tolentino a Bologna sono 100 euro, a Cittanova 20 euro, a Macerata 10. Allora, se io volessi sapere quanto costa per esempio spostare un pacco da Bologna a Cittanova, basta fare la differenza dell'energia potenziale, chiamiamola così, a Bologna meno quella a Cittanova. 100 euro meno 20 euro sono 80 euro. Se invece io voglio mandare un pacco da Bologna a Macerata, basterà fare la differenza tra il valore a Bologna 100 euro meno il valore a Macerata 10 euro, 90 euro. Il risultato può venire anche negativo. Facciamo un esempio fisico. Immaginiamo che l'energia potenziale in questo punto valga 10 joule, è il valore UA, invece in B valga 50 joule. Allora, se io voglio calcolare il lavoro che fa la forza conservativa per andare l'oggetto da A a B, basta che faccio 10 joule meno 50 joule, il risultato sarà meno 40 joule.